Buon pomeriggio, cari ascoltatori, questa è Radio Basket Universo. Io sono Giovanni Aiello e siamo tornati, seconda puntata dell'NBA. Prima di tutto vi ricordo che potete trovarci sul nostro sito internet basketuniverso.it, potete trovarci su Facebook Basket Universo, potete trovarci su Twitter, su Instagram, ci sono tutti i nostri indirizzi sotto il video. Cominciamo subito la puntata. Presento i miei ospiti di oggi, come sempre, il capo dei capi, Francesco Manzi. Ciao a tutti, benvenuti. Ben C'è anche oggi Gabriele Galbiati. E ritrovati, buona puntata. purtroppo oggi abbiamo dovuto coprire la mancanza del quarto, abbiamo dovuto chiamare Nicolò Armandola. Ciao carissimi, sempre gentile. Puntata NBA, tante cose da dire, abbiamo fatto passare 2 settimane, però cominciamo subito. La puntata di oggi sarà incentrata su un'analisi piuttosto veloce su 5 squadre che secondo noi stanno facendo vedere qualcosa di importante o di negativo all'interno dell'NBA. Naturalmente, come prima squadra, non possiamo non citare subito gli Houston Rockets. Gli Houston Rockets che hanno licenziato McHale, notizia di ieri o l'altro ieri, a seconda di quando state ascoltando, e al suo posto al momento ci sarà. Vediamo se riesco a leggerlo. JB Bickerstaff, che era il suo assistente. I nomi caldi sono tanti, però Houston, comunque, al di là di questo, ha avuto una partenza molto lenta. Chi vuole cominciare? Vado io? Vai, vai. Eccolo. Ho un po' di statistiche da citare, tanto per cambiare. Allora, Houston ha diversi problemi in questo momento che hanno portato al licenziamento di McHale, che potrebbe anche non essere una soluzione per i loro problemi. Perché innanzitutto ha dei problemi anche fisici, nel senso che Dwight Howard gioca una partita sì e due no, o più o meno. Hanno a coprire, diciamo, questa assenza di Howard, hanno Clint Capela e Terrence Jones, che diciamo non sono due lunghi che ti permettono a Ovest di fare la differenza e portarti a un piazzamento ai playoff. Anche Hanno Jones è Capela, talento infortunato svizzero. comunque. Come? Anche Jones è infortunato comunque perché ha giocato solo 7 partite. Sì. E c'è fuori anche Moti Hunas. Hanno questo problema nel reparto lunghi, poi hanno riposto molte speranze in Ty Lawson quest'estate, gli serviva un playmaker, hanno deciso di virare su Ty Lawson e Ty Lawson finora è stato disastroso, è passato da 14 punti che segna in carriera di media a poco più di 8, 3 assist, giocando poco e tirando con il 31% dal campo e il 25% da 3. In tutto questo, Houston ha un problema che non è solo di singoli, è proprio di squadra, nel senso che è la 28esima difesa della Lega, con 108 punti concessi a partita, e lascia tirare gli avversari con il 51%, che è il 25esimo peggior risultato, diciamo, che possiamo trovare. E inoltre permette di tirare anche col 35% da 3, ovvero ventesimi. Harden, che dovrebbe essere il leader di questa squadra al momento,
a parte qualche lampo, qualche partita sopra i 40 punti, sta fortemente deludendo perché sebbene le cifre siano alte, sono anche falsate dalla quantità di tiri e di possessi che gli passano per le mani. Harden in questo momento sta tirando col 39% dal campo e il 29% da 3 punti, che sono assolutamente medie inaccettabili per un giocatore delle sue qualità e per le responsabilità che poi i Rockets ripongono in lui. A tutto questo si aggiunge anche però un'effettiva difficoltà offensiva, nel senso che sebbene i problemi principali siano in difesa, anche in attacco Houston è 25esima per punti ogni 100 possessi con 98,3. Quindi anche nella metà campo offensiva ci sono dei problemi da risolvere. I problemi in difesa sono dovuti, leggevo proprio ieri un articolo a proposito, soprattutto a disattenzioni, oltre che a, diciamo, inadeguatezza degli attori principali nel difendere. Perché molte volte ci sono delle distrazioni da parte non solo di Harden, che diciamo è quello più tartassato dalla critica, però anche degli altri giocatori che si perdono gli uomini che possono poi concludere facilmente da soli. Quindi questi saranno un po' i punti su cui Bickerstaff dovrà agire per cercare poi, non si sa, magari manterrà anche il posto di allenatore per tutto l'anno, magari è solo una cosa provvisoria, Houston cercherà qualcun altro nei prossimi giorni. Hai citato errori difensivi e volevo sottolineare che Lawson, che anche tu hai detto che sta giocando veramente malissimo, anche lui in difesa è veramente orripilante. Mi fa sorridere la cosa perché all'inizio della stagione aveva dichiarato in un'intervista che Curry fa punti perché cioè i difensori difendono male su di lui. Aveva detto che si sarebbe impegnato lui per bloccare la sua ascesa. E vedere veramente come sta difendendo in questo momento è imbarazzante. Nick, prima anche Soprattutto. dicevi una cosa su Lawson, no? Ci Sì, sta che. esatto. Allora, c'è una notizia fresca di giornata su Lawson perché, come probabilmente sapete, l'anno scorso, proprio a gennaio, è stato beccato all'1:19 del mattino. Ho guardato proprio prima il referto, che guidava a 98, quindi 100 km/h, in una zona dove il limite era 50, in stato di ebbrezza. Era stato arrestato ed era recidivo, non era la prima volta. Era stato messo a processo, chiaramente il processo si è tirato per le lunghe. Oggi è arrivata la prima sentenza, che di fatto dice che ci sarà una seconda sentenza, quella definitiva il 14 gennaio 2016, e potrebbe addirittura, secondo la legge, è stato, insomma, è colpevole di guida in stato di ebbrezza e potrebbe avere una condanna di 180 giorni di carcere. Poi, siccome si chiama Ty Lawson, è un giocatore di basket dell'NBA, probabilmente in carcere non ci entrerà mai. Dei casi simili in passato si sono tradotti in due partite di sospensione per i giocatori. Gli esperti dicono che probabilmente Lawson, siccome appunto non era un unico caso, ma era recidivo, si era fatto beccare anche a dicembre e addirittura forse in estate del 2014, le partite di sospensione potrebbero essere di più, non dovrebbero superare le 10, quindi alla fine non è questo gran problema. Anche se, appunto, come sta giocando Lawson adesso, anzi, magari gli va bene che sia sospeso. Cioè, il problema è che c'è anche Beverley infortunato per Houston, quindi il cambio è Jason Terry che onestamente non ce la fa più. Allora, seconda squadra Denver Nuggets, record positivo, cioè 6-6, quindi spiccati perché per come era cominciata la stagione Denver sembrava dovesse essere una squadra destinata a tankare, poi siamo sempre all'inizio del campionato e cambieranno tantissime cose. Però al momento Denver ha dimostrato di comunque essere una squadra tutto sommato solida. Wilson Chandler si è infortunato e probabilmente salterà tutta la stagione, però ci sono due note positive. Una che cioè, è in dubbio che Gallinari sia la stella di questa squadra. E la seconda è che Mudiay comunque sta rispondendo tutto sommato bene per essere al primo anno e essere playmaker titolare.
Nick, so che tieni particolarmente a questa squadra, quindi comincia pure tu. È la mia squadra del cuore, sì. Allora, devo dire che sono anche io positivamente sorpreso dall'inizio dei Nuggets. Non ho delle aspettative troppo alte, diciamo. Non dico che sia un fuoco di paglia, ma penso che più di così non riescano a fare, onestamente. Come hai detto tu, sono felicissimo per il nostro Gallo, il Gallinari, che sta giocando veramente in modo fantastico. Le sue medie sono di 18,3 punti, 5,2 rimbalzi e anche 2 assist e mezzo a partita. A parte i numeri, che alla fine sono informativi fino a un certo punto, è proprio il leader della squadra. La squadra, se lui gioca bene, la squadra vince, e se lui gioca male, la squadra perde. Una statistica proprio interessante è che nelle 6 vittorie Gallinari ha segnato 22,3 punti, quindi cifre da assoluto MVP. Nelle 6 sconfitte, invece, si vede che Denver comunque soffre quando Gallinari gioca male, perché invece le statistiche per il Gallo scendono fino ai 14,2 punti. Quindi sicuramente noi italiani possiamo solo gioire per come sta giocando Gallinari oltreoceano, sta facendo benissimo, è sicuro di sé. Se si deve trovare un piccolo neo nell'inizio di stagione fantastico di Gallinari, e sapete che a me piace trovare sempre la piccola critica, la piccola frecciatina, Polemizzare. ma neanche polemizzare, diciamo che poi il Gallo è il mio giocatore, dai su, non si può Nick, polemizzare. polemizzare, fidati, polemizzare. Ma no, gli voglio bene, se ci ascolta, se dovesse ascoltarci, glielo dico. Sicuramente. No, Vai, comunque ciao Danilo. è un problema che si è visto un pochino anche ad Eurobasket, ovvero il problema del back-to-back. Ho notato che nell'inizio di stagione la seconda partita del back-to-back per Gallinari è veramente deleteria. Nella seconda partita gioca molto peggio rispetto ai suoi standard, tira male e fa anche pochi punti. Per esempio, nella terza partita, che ha giocato esattamente un giorno dopo la seconda, ha fatto 15 punti, ma tirando con 30 su 3, 3 su 13 dal campo. Poi, la seconda partita in back-to-back, ha fatto solo 8 punti. E poi, anche dopo l'ultima prestazione fantastica che ha ricevuto l'attenzione dei media da 32 punti, la partita del giorno dopo ha fatto 9 punti con 2 su 9 dal campo e anche qualche palla persa di troppo. Quindi, se c'è un neo, che un aspetto del gioco in cui deve migliorare, magari è questa continuità nelle partite una dopo l'altra, che chiaramente mi rendo conto che sia difficile perché in America poi ci sono delle trasferte lunghissime. Però, diciamo, questo magari è l'unico aspetto che lo tiene lontano dalle cifre di MVP, perché se poi guardiamo le statistiche, appunto, delle partite senza giorni di riposo, i suoi punti sono 14,25, però tira con lo 0,29 dal campo, quindi il 29%. Hai citato prima Moody Eye, anch'io devo dire che non mi aspettavo una cosa del genere da questo ragazzino, perché alla fine è un ragazzino. Sta facendo impazzire il nostro amico Saraceno Alfanta, perché ha 4,3 palle perse e delle percentuali orribili, però la personalità di questo ragazzo mi ha stupito davvero tanto. Allora, io Comunque, dimmi. mi collego, sono dell'idea che secondo me è in questa squadra, in questo momento, in quest'anno, è giusto farlo giocare e che perda pure 9 palloni a partita, perché in fondo, come dicevi tu, le aspettative non sono alte. Non si immagina che questi Denver possano arrivare ai playoff. Moody Eye è il playmaker su cui vogliono puntare per il futuro e quindi è giusto farlo giocare tutti i minuti possibili e immaginabili e che sbagli quello che deve sbagliare, che serva come un anno di allenamento. Sono d'accordissimo, ma appunto poi molti di questi turnover, di queste palle perse, vengono comunque dai passaggi magari un po' azzardati, un po' troppo fantasiosi, che però mostrano la personalità che ha questo ragazzo, che quanti anni ha? 20, 21? Molto Sì. giovane. Mi ero notato che, ho notato che forse l'unico reparto che proprio soffre, in cui soffre Denver, è il reparto lunghi, perché di fatto, con Nurkic infortunato, poi c'è anche Lavernia che si è fatto male, stanno giocando con Eason che parte da titolare, e Eason non è più quello di Portland, che faceva Madonna. le doppie Madonna. doppie. X. Eason poi, tra l'altro, parte da titolare, ma giustamente Malone cerca di risparmiarselo e lo
fa partire titolare, ma alla fine gioca un massimo di 10 minuti a partita, però è un 2-0-6, più piccolo di Gallinari, e gioca da centro contro, a volte contro un DeMarcus Cousins, cosa fai? Ti sposti. Esatto. Quindi il reparto lunghi è proprio l'ostacolo, lo stesso Lavernia, se tornerà, quando tornerà, è anche lui abbastanza piccolo, Faride, atletico e spettacolare quanto vogliamo, ma anche lui è un 2,03 m. Adesso è uscito, nell'ultima partita è uscito Jokic, che è un rookie, era stato selezionato nel draft del 2014 al secondo giro. Lui ha fatto una buona partita, sembra che Malone lo stimi molto, che lo voglia far giocare, speriamo. Lui il fisico ce l'ha almeno, è molto acerbo, ma almeno ha il fisico che manca. Bene, terza squadra, i Super Los Angeles Lakers, 2 vinte, 9 perse. E Garbia, vuoi dirti qualcosa? Ma c'è poco da dire, le aspettative per quest'anno a Los Angeles erano leggermente più alte rispetto agli anni scorsi. È arrivato D'Angelo Russell, che sta facendo secondo me molta fatica. Tutti parlavano bene di questo ragazzo, guardando il pochettino di statistiche, fa fatica ad arrivare a 10 punti, non smazza nemmeno 5 assist a partita, quindi D'Angelo Russell sicuramente può dare qualcosa di più. È una squadra forse che non ha stelle. Kobe Bryant ormai fatica anche lui a trovare la condizione, ha avuto un inizio di stagione molto difficile, con percentuali al tiro vicine all'orrido. E niente, un po' la fotografia degli ultimi anni di Los Angeles. Se poi si vede che una statistica un po' che potrebbe far capire il momento di Los Angeles, la palla circola poco, forse i giocatori pensano più a se stessi, più che coinvolgere i propri compagni di squadra. Los Angeles fa 18,8 assist a partita. Dietro di loro ci sono solo tre squadre: Toronto, Utah e Detroit, che hanno 18,5, 18,4 e 16,7. Ma sono squadre che hanno dei record più maggiori rispetto che Los Angeles. E quindi forse quello su cui dovrà lavorare Byron Scott è proprio il coinvolgimento dei giocatori in campo. Da lì magari si può riuscire ad ottenere qualche risultato in più. Se poi pensiamo ovviamente che la squadra non ha una stella che faccia di 20 punti a partita, forse quello è il modo migliore per arrivare in maniera più facile al canestro. Guarda, per quello che posso dire io, concordo su quello che hai detto tu delle aspettative e guardando puramente il gioco e i giocatori, secondo me ci sono delle cose positive. Cioè non è tutto da buttare di questi Lakers, perché comunque Randall ha dimostrato tanto. Intanto di avere carattere. E poi comunque è un giocatore che è prezioso per questi Lakers. Clarkson mi è piaciuto molto, devo essere sincero. C'è da dire che i problemi principali di questi Lakers sono, come hai detto tu, poca circolazione di palla, poca fluidità in attacco. Lou Williams che comunque non sta rendendo abbastanza. E poi secondo me è da Come sta il mio trash sottolineare. can? Roy Cosa? Hibbert. Roy Hibbert. Grande Roy. Io no, volevo sottolineare questa cosa di Roy Hibbert, che doveva portare una certa solidità difensiva alla squadra. E poi vai a vedere le partite e vedi che in area le prendono da chiunque. Roy Hibbert doveva portare una. Alla fine Roy Hibbert sa fare una cosa: Soft. difendere al ferro. È soft, però comunque Indiana si è distinto per la difesa. C'è poco da Beh, ma è un contesto fare. diverso, Giova, dai, non puoi mettere No, chiaro, pronto però. Indiana con Los Angeles. Allora, su questo sono d'accordo, però comunque dava il suo a Indiana. A Los Ma Angeles non riesce neanche a coprire in difesa, tanto che comunque sì, sono la 25esima difesa NBA e qualcosa vuol dire. In area, dentro il pitturato, io mi ricordo le partite con Sacramento, allora è vero che avevi Cousins di là, però ne hanno presi 60 e non è normale come cosa, perché va bene una, va bene due, va bene tre, alla quarta lì almeno gli stacchi il braccio. Cioè, per assurdo.
E poi, boh, appunto, questa cosa di Russell, e secondo me il problema dei Lakers è non avere un playmaker di affidamento, nel senso che qualcuno che prende, perché hai tantissime teste calde in quella squadra, tantissimi giocatori egoisti, diciamo, perché comunque hai Williams, hai Young, hai Kobe, anche Russell è un giocatore abbastanza egoista. Non hai il classico playmaker che prende palla e dice calma, adesso ci organizziamo. Calma. Sinceramente, io nelle prime partite ho visto Huertas che sembrava un altro giocatore rispetto all'Europa, mi aveva colpito positivamente, poi invece di recente si è dimostrato la solita testa di cazzo che era anche di qua e quindi è andato tutto un po' perso. Quindi penso che sia sì, tra la difesa e il playmaking il problema principale dei Lakers. In più, quando sulla panchina hai una capra, qua proprio, cioè, hai vinto veramente la lotteria. Bene, se non dovete aggiungere niente, andiamo avanti. New York Knicks, 6-6 anche loro. Knicks, bene, molto bene, direi. Chi vuole cominciare? Una alla volta. Ma dico due cose io, poi lascio la parola a voi. Secondo me il successo dei Knicks e di questo avvio di stagione è forse le poche aspettative che avevano di loro stessi. Secondo me hanno in panchina un ottimo allenatore. Derek Fisher, dopo il primo anno di rodaggio, ha portato una grandissima intelligenza cestistica alla squadra, cosa che aveva in campo. E sta dimostrando di avere anche fuori dal campo. I tifosi dei Knicks sono dovuti ricredere su questo ragazzo Alerton che sta letteralmente facendo impazzire il Madison Square Garden. Sta portando un apporto importante, quasi 13 punti a partita, quasi 9 rimbalzi, tanta solidità, un bagaglio di movimenti in post basso molto grande. Poi vabbè, Carmelo Anthony secondo me è la chioccia migliore per far crescere questo giocatore. Mi aspetto qualcosina di più forse da Aaron Aflalo, che ha dimostrato in passato a Portland, a Denver e anche ad Orlando di poter segnare qualcosa in più e quindi squadra anche dei margini di crescita. Certo è che pensare ai playoff è un po' difficile, però se il buongiorno si vede dal mattino, magari qualcosina di buono a New York quest'anno possono pensare di vedere. Beh, io lascerei un attimo di tempo ad Aflalo perché è appena ritornato comunque da un infortunio. Ha giocato fino adesso solo 4 partite comunque. Quindi probabilmente, essendo che un giocatore, sì, non è una stella, ad Orlando vi ricordo che ha giocato come primo violino per un anno e ha fatto un sacco di punti. Adesso non ricordo esattamente le sue medie, ma saranno state sicuramente oltre 18 punti. Ora Te lo diciamo si deve. confermo. Confermi, molto bene. Adesso si deve ritornare in quello che è il suo ruolo originale, quello che era stato il suo ruolo a Denver, ovvero quello di role player, un giocatore che sa tirare molto bene, è anche discreto in difesa. Insomma, si adatterà. Secondo me farà bene. Non è una squadra costruita male per me, New York, almeno per quanto riguarda il quintetto titolare. Poi certo c'è il vuoto dietro. No, io volevo soltanto dire che Porzingis, per quanto stia facendo molto bene e per quanto mi piaccia come giocatore, non mi aspettavo mi piacesse così tanto a pelle, diciamo, non mi piaceva la notte del draft, speravo che i Magic non lo scegliessero. Ma da quello che ho visto Magic. finora, sì, da quando ho visto finora, mi sta piacendo molto. Quello che volevo chiedere a Nick è se lui, che comunque segue ancora il campionato spagnolo, se è sorpreso da questo suo rendimento iniziale oppure se comunque se lo aspettava. Allora, un pochino sono sorpreso perché mi è sempre piaciuto Porzingis, giocava insieme a William Gomez a Siviglia, nell'ultima stagione sono stati loro due che hanno tenuto in piedi una baracca che veramente faceva schifo, una squadra imbarazzante che si è salvata, penso, alla penultima giornata. Quindi hanno avuto anche un sacco di partite per giocare, per migliorare.
queste due, Siviglia aveva queste due torri e basta, un'ala e un centro che si alternavano, poi due lunghi che tiravano bene, eccetera. Non mi aspettavo che subito così a livello NBA potesse essere così pronto. Sono stato positivamente sorpreso, devo dire, perché mi aspettavo che potesse far bene, diciamo, a lungo termine, non pensavo che veramente nelle prime 12 partite si potesse già parlare di un fattore Porzingis a New York, che comunque è anche una piazza che mette pressione. Devo dire che sono sul cappello, insomma. Per fare un po' l'alternativo, io volevo dire due cose. Intanto, secondo me è da notare il fatto che Melo si prenda molti meno isolamenti rispetto all'anno scorso, o rispetto a tutta la sua carriera, e che Fischer piano piano stia riuscendo a mettere in piedi un gioco fluido, che appunto quando hai un giocatore come Melo rischi di bloccare. Poi vorrei far notare anche Galloway, che tutti hanno schifato, tutti mi hanno preso in giro al Fanta quando l'ho preso, però sinceramente, allora, intanto vogliamo parlare di statistiche, 56% da 3 punti, intanto, ma poi comunque si sta prendendo tanti minuti, che non è scontato. Poi vabbè, ma è facilitato dal fatto che comunque come piccoli appunto c'era Flalo che era infortunato. Poi c'è Calderon che non è al massimo. Però comunque Galloway sta dimostrando intanto un'intelligenza cestistica non da poco, soprattutto in attacco. E poi comunque un fattore abbastanza importante per New York. New York che appunto ha un'ottima, no, ottima non proprio, però comunque ha costruito una discreta difesa e soprattutto una squadra che va a rimbalzo molto bene. Vuoi perché comunque hanno un giocatore come Lopez, vuoi anche appunto per questa sorpresa di Porzingis. È una squadra che a rimbalzo riesce a farsi rispettare non poco. Porzingis, che la mia più grande preoccupazione è che venga bruciato dal fatto, appunto, come diceva prima Nicolò, mi pare che gioca a New York. E quindi si parla già di The Insanity, mi pare di aver letto. Addirittura, Sì, l'ho questa mi era sfuggita. vista ieri, mi pare. Quindi adesso io non vorrei che questo ragazzo, magari tra 20 partite, 30 partite, cala un po' di rendimento, come sinceramente io mi aspetto, perché se no, sì, penso sia normale, e quindi venga massacrato, perché alla fine a New York bisogna aggrapparsi a qualcosa. Viste le ultime stagioni, si doveva aggrapparsi a qualcosa. Hanno visto il talento di Porzingis, subito, ieri è uscito l'articolo sold out della sua canotta, dopo che è stato fischiato al draft, dopo che è stato criticato dai tifosi e tutto, quindi questa è la mia unica paura. E Sì, un io quotidiano. comunque vorrei far notare che a inizio anno dissi perché i Knicks bisogna tenerli fuori dalla corsa ai playoff a prescindere, visto il Sì, tu quintetto esageri, e Gio. visto. Eh no, io a inizio anno ho detto con il quintetto, perché il quintetto titolare è di tutto rispetto, perché bisogna partire contro i Knicks ai playoff con un Melo magari in forma come era 2 o 3 anni fa, poi arriveranno ultimi aerei. Però sinceramente io sono sorpreso, ma fino a un certo punto, perché a inizio anno mi sembrava ci fossero le carte in regola per fare una buona stagione. C'era troppo pessimismo secondo me intorno ai Knicks. Ma è costruita, ti dico, è costruita bene come squadra, o meglio, in modo razionale, non c'è quello che, come diceva Galbiati prima, hanno fatto ai Lakers. Non ci sono troppe teste calde, c'è cioè una guida della squadra che è Melo e dei role player attorno. Anche Porzingis non sarà la stella della squadra, almeno non nell'immediato. Gioca, supporta Esatto. Melo in modo buono e non è male come squadra, secondo me. Da qua a Quinta e ultima playoff, secondo squadra. me, ci passa. Quinta e ultima squadra, Miami Heat, altra squadra da me pronosticata inizio anno. Grazie, grazie. Miami Heat 7-4, terza miglior difesa del campionato. C'è da dire che di recente c'è stata appunto la trade che ha coinvolto Chalmers e James Ennis, che sono andati a Memphis in cambio di Udrih e Jarrell Stokes. E qualcuno vuole dire qualcosa sulla trade e su Miami in generale? Trade annunciata perché si sapeva che comunque Chalmers sarebbe stato scambiato e si sapeva che Memphis era interessata.
intendo Sì, però. nei giorni precedenti poi la trade. Una trade che diciamo non ha fatto molto rumore per tutti, diciamo, gli appassionati NBA, se non i tifosi di Miami, che perché comunque Chalmers potremmo considerarlo una bandiera, secondo me. È sempre Sì. stato a Miami, quindi io avrei reagito male se fossi stato un tifoso degli Heat, un po' come quando Jamir Nelson è andato via da Orlando. No, guarda, si sono proprio stracciati le vesti. Mamma mia, eh. Ma è Dove Jamir andavano? Nelson. Andavano dai Il cuore graffiti vuole a la sua Orlando. parte. Jamir Jamir Nelson Nelson sta facendo da chioccia a Mudiay e sta anche giocando benino, eh. Ma Jamir è un gran giocatore. Forse è andato via Wade, cazzarola. Ovviamente, tornando a Miami, ovviamente non è una trade che cambia gli equilibri della Lega, però abbiamo visto come Chalmers in queste prime partite a Memphis si sia subito ambientato bene. E quindi sicuramente, secondo me, se devo scegliere una vincente di questa trade, scelgo i Grizzlies, perché hanno trovato il backup perfetto, con anche punti nelle mani, cosa non scontata nel loro roster, per fare da riserva appunto a Mike Conley. Giusto, d'accordissimo. Forse una delle sorprese più piacevoli può essere Whiteside, nel senso che tanti magari si potevano aspettare che fosse solo un fuoco di paglia e che avesse beccato una stagione buona, invece si sta confermando e soprattutto in coppia con Bosch compone un reparto lunghi veramente, veramente di altissimo livello. Forse era quello che proprio mancava alla squadra un paio d'anni fa quando c'era LeBron, mancava un centro di questo tipo, perché sotto canestro c'era praticamente nulla un paio d'anni fa. Miami è riuscito a trovare questo giocatore pescandolo praticamente dal cilindro, tirato fuori dal nulla. Un giocatore che ha cambiato diverse squadre prima di riuscire a trovare la sua dimensione. In quel di Miami sta confermando quello che di buono ha fatto vedere l'anno scorso. Anche qui forse quello che sta dando un po' meno di tutti dei tra virgolette Big Three è forse Goran Dragic, che Dragic. Dragic, sì, esatto, che rispetto a quello che ha fatto vedere a Phoenix sta un po' deludendo le aspettative, Ma soprattutto, no, prego. ti interromperei dicendo che hai detto quello che sta deludendo un po', direi che sta deludendo molto, perché ho guardato prima le sue statistiche, da 11 punti e 4 assist, che sono veramente sotto, ma ampiamente sotto i suoi standard e il suo potenziale, quello che può fare, che ha dimostrato di fare nell'NBA. Assolutamente. Se contiamo quello che è successo a Gerald Green, che ha avuto questo problema, non si è ancora riuscito a capire l'entità di questa cosa. Gerald Green, secondo me, è uno che può dare tanto alla squadra, ha dato tanto negli ultimi anni a Phoenix, a parte l'ultima stagione che ha fatto un po' male. E secondo me, Miami ha dei buoni margini di miglioramento e, come la vedo io, potrebbero andare sicuramente in playoff. Sì, anche secondo Sicuramente la me. perdita di Green costa caro a questi. Da sottolineare, secondo me, l'impatto di Winslow, il rookie, che ha dimostrato in difesa di essere già pronto per i livelli di NBA e soprattutto ha mostrato anche una buona intelligenza cestistica. E comunque c'è da dire che questi hit sono una piacevole sorpresa per tanti. E c'è da dire che io però, ripeto, non sono particolarmente sorpreso, sempre per il discorso che no, per me sono al momento la più ostica outsider di tutta la Eastern Conference, perché questa squadra è costruita appositamente per i playoff, perché Wade è vecchio, ha già saltato qualche partita, ne salterà altre, però la Beh, ma ha squadra sta saltato facendo partite per problemi da fare. fisici. Sì, boh, ma ti dico, Wade, c'è poco da fare, la spiega ancora. Ci sono quei 10 No, minuti ma di ogni io sono. partita in cui a un certo punto prende e decide lui cosa si fa e punto.
Sono assolutamente d'accordo con te, lui ha saltato un paio di partite se non sbaglio perché aveva il figlio in ospedale, non per problemi fisici, quindi per questo momento è assolutamente integro Wade e lo sta Sì. dimostrando in campo. E sta facendo vedere delle ottime cose, soprattutto anche per l'atteggiamento, è molto aggressivo in queste partite e Miami ne sta avendo assolutamente dei grandissimi benefici. Bene, chiudiamo questa puntata. Io vi ringrazio per averci ascoltato e ringrazio i miei ospiti, quindi Francesco Manzi. Grazie a tutti, alla prossima. Ringrazio Gabriele Galbiatti. Grazie a voi e alla prossima. E ringrazio anche Niccolino Armandola. Grazie per l'invito, grazie per il Nicolino, buona giornata a tutti. Vi saluto anch'io, continuate a seguirci, mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.